La Gran Bretagna si appresta a lasciare l'Unione Europea e nell'Unione Europea ci si appresta a organizzare una difesa comune. Era un progetto che era nella testa di molti da tanti anni, ma Londra l'aveva sempre bloccato. Ora che nel giro di 2 o 3 anni Londra lascerà l'Unione, altri paesi si stanno preparando a fare quello che non sono riusciti fino adesso. Il progetto non è quello dell'esercito europeo, perché è ben chiaro a tutti che non sarebbe possibile farlo, ma è un progetto che comincia ad avere qualche base un po' più concreta, almeno che permette di discuterne con qualche speranza in più di arrivare a un obiettivo. E a guidarlo sono l'Italia, la Francia, la Germania e anche la Spagna. L'Italia aveva preparato un suo documento, Francia e Germania avevano fatto lo stesso. Questi documenti nel giro di poche settimane sono stati messi insieme, come spiega Letizia Pascale nel suo articolo su News di oggi, era nelle cose che questo doveva succedere. Si è aggiunta anche la Spagna. Sono due i punti chiave, due o tre probabilmente i punti chiave di questo progetto. Uno, che si è deciso di partire dall'industria europea, cioè cercare di ottimizzare un'industria della difesa che è molto frammentata e quindi molto costosa e dunque poco efficiente. Il secondo punto è quello che si è deciso un'area nella quale agire, cioè vengono esplicitamente indicate delle zone a sud dell'Europa, in Africa, delle zone di intervento nelle quali la NATO non prevede di intervenire e nelle quali è necessario alle volte intervenire in maniera un po' più pesante di come faccia l'Europa adesso. E intervenire avendo non solo forze messe in comune, ma anche un comando messo in comune qui a Bruxelles. L'altro passo è quello che chiaramente questi quattro paesi dicono che non vogliono fare un esercito comune europeo, che sarebbe un progetto senza respiro, che è stato tenuto in piedi per molti anni, ma in maniera molto effimera. Ora c'è qualcosa di un pochino più concreto, cioè mettere insieme, ottimizzare le risorse economiche e ottimizzare le risorse rettamente militari, dandosi anche un'area di azione che non confligge con la NATO. Alcuni paesi europei resteranno preoccupati, preoccupata era l'Olanda, perché in particolare teme che si siano attriti con la NATO. Altri paesi preoccupati sono i paesi dell'Est, perché probabilmente temono un indebolimento nel controllo del confine con la Russia, ma diciamo delle basi ci sono e qualcosa questa volta potrebbe succedere.